Le previsioni non sono in mano al Ministro dell'Interno, che tra l'altro nelle varie competenze non ha quella di fare il profeta, ma sono in mano ai cittadini italiani. L'anno scorso per le elezioni europee circa 10 milioni di cittadini non sono andati alle urne o hanno votato scheda bianca o hanno buttato via la scheda. Se i cittadini sentono la responsabilità, noi avremo un risultato buono. Io sono ottimista, a condizione che i cittadini sentano la responsabilità. Che cosa capiterà dopo? L'importante è che si mantenga un equilibrio e che si rafforzi il governo, perché da queste elezioni il governo può essere rafforzato e se i cittadini non fanno il loro dovere può avere un calo con talune conseguenze che non sono tutte prevedibili, ma certo non sono positive.